Nelle nostre prove vi faccio vedere tutto sulla nuova Ford Focus. In questo 0-100 intanto vi mostro i pro e i contro. La meccanica, ad esempio, è da top di gamma, in particolare abbiamo un nuovo telaio di ultimissima generazione e soprattutto i motori, molto efficienti e soprattutto efficaci. Il 1000 EcoBoost 3 cilindri turbo benzina è stato votato motore dell'anno dal lancio dal 2012 ad adesso. Altre cose sono migliorabili, come ad esempio gli assemblaggi, che a volte danno troppi scricchiolii. Sentite qua? Ma non soltanto fuori, anche dentro. Guardate questo interno porta. La Focus è molto evoluta dal punto di vista degli assistenti alla guida, infatti tramite radar e telecamere quest'auto porta sul segmento delle compatte anche la guida autonoma di livello 2. Questo vuol dire che vi aiuta tantissimo, soprattutto nei lunghi viaggi. L'ergonomia potrebbe essere curata meglio in alcuni casi, come ad esempio nel bottone che accende il motore, è messo in posizione troppo scomoda. Non mancano anche sistemi di assistenza per la sicurezza, in particolare ovviamente la frenata d'emergenza automatica, ma anche altri. E poi non mancano gli airbag nella parte anteriore, nella parte superiore scende una tendina e poi ce n'è anche uno in questo punto che permette di allontanare il conducente dalla zona di impatto laterale. E non mancano ovviamente le 5 stelle Euro NCAP. La nuova Focus è più grande della generazione precedente e lo spazio per i sedili posteriori è aumentato, però non c'è l'aria condizionata per i sedili posteriori su questa categoria. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e soprattutto ad iscrivervi al nostro canale. Ovviamente potete guardare tutta la recensione completa di questa Ford Focus e anche dell'ultima uscita sul mercato. Noi ci vediamo alla prossima, come sempre qui su DriveK.